Kyle Maynard è nato il 24 marzo del 1986 a Suwanee, in Georgia, ed è un oratore americano, autore di libri, atleta di arti marziali miste e detentore di una palestra. Dicono che lui potrebbe motivare davvero chiunque a dare il massimo ogni singolo giorno della sua vita. In questo video andremo a vedere come ha conquistato la stima di tantissime persone e questa grandissima fama. Kyle dice sempre che bisogna guardare ciò che ci è stato donato e non solo ciò che ci manca. Ha sempre amato lo sport in generale e di certo, a detta sua, non ha mai perso troppo tempo ad ascoltare le persone che gli stavano attorno. Ma questo è solo il primo passo che lo ha coronato come il primo quadruplo amputato a salire sul Kilimangiaro senza l'aiuto di alcuna protesi. Ma andiamo con ordine. Kyle è nato con una rara condizione nota come amputazione congenita, la quale impedisce lo sviluppo degli arti fetali, e in poche parole questo significa praticamente che le sue braccia finiscono ai gomiti e le sue gambe alle ginocchia. Quindi Kyle, come avrete già potuto dedurre, non ha né mani né piedi. I genitori di Kyle erano già consci della sua situazione ancora prima che nascesse, ma dichiararono che non hanno mai preso in considerazione l'opzione dell'aborto. Ovviamente durante i primi anni di vita il piccolo doveva essere aiutato a fare praticamente ogni cosa, fino a quando un giorno suo padre annunciò che Kyle non sarebbe più stato aiutato in niente e avrebbe dovuto imparare a fare qualsiasi cosa da solo, perché quello era sicuramente il futuro che lo aspettava, e farlo tardare era solamente controproducente per lo stesso figlio. Così Kyle dapprima imparò a mangiare con un cucchiaio protesico e successivamente con le posate normali, scusatemi il termine. I genitori e la nonna lo seguivano molto e Kyle la ricorda sempre durante i suoi racconti come una figura che l'accompagnava ovunque, donandogli un insegnamento di vita praticamente da qualsiasi cosa. Si assicurarono che veniva trattato come qualsiasi altro bambino, fino a quando non era solo in grado di andare al parco a divertirsi con gli altri bambini del quartiere, ma addirittura la sera cucinava per tutta quanta la sua famiglia. A 11 anni, in seguito a diverse discussioni con i suoi stessi compagni che gli parlavano della bellezza degli sport di squadra, andò da sua madre, deciso ad iniziare a giocare a football. Ovviamente sua madre non era per niente d'accordo, aveva paura per lui, ma nell'autunno dello stesso anno il figlio iniziò a giocare coi pari età della Collins All Nation Eagle. Kyle giocava in difesa e visto che molti avversari pesavano anche il doppio di lui, sviluppò diverse tecniche mai viste prima, idealizzate e messe in pratica solamente da lui, e ovviamente arrivò a sfruttare in suo favore l'altezza, vista la difficoltà che avevano gli avversari nell'abbassarsi per poterlo placcare. Kyle affermò in merito: «Non avevo scuse, non ho mai mollato o rinunciato. Volevo cambiare il modo in cui i giocatori e gli allenatori mi vedevano, non come un giocatore disabile, ma come un difensore che poteva infliggere più danni di chiunque altro prima». A fine stagione Kyle decise di iniziare a praticare il wrestling, solo per mantenersi in forma per il campionato di football,
ma non sapeva ancora che quella decisione gli avrebbe cambiato la vita. Il suo allenatore, Ramos, è l'uomo a cui Cal attribuisce il maggior aiuto per la sua carriera sportiva. Il suo primo anno non andò per niente bene, voleva mollare tutto, ma dopo 35 sconfitte consecutive, qualcosa cambiò nella testa di Kyle e assieme a Ramos apportarono delle insolite tecniche per poter affrontare i suoi avversari, non solo alla pari, ma trasformando i suoi svantaggi in vantaggi, e nei successivi anni di liceo collezionò ben 35 vittorie e solo 16 sconfitte. Crescendo si avvicinò anche al mondo del sollevamento pesi e partecipando a varie gare, nel 2004 vince il premio ESPY come miglior atleta disabile con ben 23 colpi su panca piana con un peso totale di 108 kg. Questo lo portò ad apparire su diverse riviste sportive non, come ad esempio Vanity Fair e Abercrombie Fitch. Nel 2005 Maynard ha scritto l'autobiografia bestseller del New York Times intitolato No Excuse, la vera storia di un amputato congenito che è diventato un campione di wrestling e nella vita. Pubblicato da Ranieri Publishing, raggiunse il 12° posto nella lista del New York Times Best Sellers. Successivamente fu introdotto nella Georgia State Wrestling Hall of Fame e nella National Wrestling Hall of Fame in Oklahoma, e nel 2007 è stato nominato uno dei 10 migliori giovani americani di Genesis. Kyle decise di investire i suoi successi nell'apertura di una palestra, battezzandola col nome No Excuses CrossFit, inaugurata nel 2008. Successivamente rivelò in un'intervista che però lui aveva un altro grande sogno che teneva chiuso nel cassetto da ancora prima di aprire la sua palestra, e finalmente, dopo aver raggiunto quei fantastici risultati, trovò il coraggio di rivelarlo a tutti. Kyle voleva entrare nel mondo delle arti marziali miste. Ovviamente non esistevano limiti nella sua mente e quindi iniziò ad allenarsi subito e a fare sparring sui ring fino ad aprile del 2009, quando arrivò ad avere il suo primo incontro ufficiale. Secondo il suo allenatore, Kyle era bravo, ma non si sbilanciava troppo, sottolineando gli inevitabili problemi che lo limitavano fisicamente, anche se rivelò che grazie al suo ingegno forse li avrebbe potuto superare. All'inizio dell'incontro Kyle chiese subito al suo avversario di non trattenersi minimamente, non voleva fare una figuraccia davanti a tutto quel pubblico. Nel 2010 è stato soggetto ad un film documentario intitolato A Fight Change, incentrato proprio sui suoi sforzi in MMA. Il film successivamente fu anche distribuito in DVD e una parte dei ricavati venne donata in beneficenza ai veterani feriti in guerra. Il nostro atleta non ha mai mollato durante tutto l'incontro e, nonostante la sconfitta, rivelò che quella fu una grande motivazione per continuare ad allenarsi fino ad arrivare nel 2011 a raggiungere qualcosa di ancora più grande e che abbiamo citato ad inizio video, ovvero la scalata al Kilimangiaro senza l'ausilio di nessuna protesi. Kyle si allenò in varie località degli Stati Uniti e fece sviluppare attrezzature apposite per salvaguardare la base delle sue braccia e delle sue gambe.
rivelò che quella scalata era intesa a sensibilizzare veterani militari americani feriti. E infatti lo accompagnarono una squadra di ex membri dell'esercito americano che riportavano tutti ferite da varie guerre. Questa missione ha anche permesso di donare ben $25,000 alla Mewereni Integrated School for the Blind a Moshi, in Tanzania. Il gruppo iniziò la scalata il 6 gennaio del 2012, con 16 giorni stimati per raggiungere la vetta, e il 15 gennaio 2012 Kyle Maynard diventò il primo quadruplo amputato a scalare il monte Kilimangiaro senza nessuna assistenza, percorrendo tutti i 5.895 metri in soli 10 giorni, e in seguito ricevette anche per la seconda volta il premio ESPY come miglior atleta maschio con disabilità dell'anno. Se il video ti è piaciuto, lascia un like per farmelo capire. Commenta se hai qualcosa da dire in merito ed iscriviti al canale. Attivando la campanella rimarrai sempre aggiornato sui miei nuovi video, in questo ed altri format. Ti ringrazio e al prossimo video.